Qual è l'interrogativo che dal cuore degli uomini, di tutti gli uomini, credenti e anche non credenti, può in questo momento storico partire, essere posto a noi cristiani, a noi amici di Gesù? Che cosa l'uomo, l'umanità, le donne di oggi, i bambini, i poveri di oggi chiedono a noi Chiesa in questo momento in cui il mondo intero sta ancora combattendo contro il Covid-19? Che cosa chiede la sfida della catastrofe educativa che sta interessando il mondo? Che cosa chiede la crisi delle relazioni? Ci sono persone, ci sono giovani che si sono chiusi nel loro mondo, il mondo virtuale, il mondo online. Che cosa chiede alla Chiesa un papà di famiglia, una mamma di famiglia che ha dovuto chiudere il piccolo negozio o la piccola azienda che aveva? Mi direte che queste sono problematiche forse politiche, è anche questo, ma io penso che a ciascuno di noi oggi torna lo stesso grido che secoli fa un padre della Chiesa, Ilario di Poitiers, commentando il Salmo 118, gridava ai cristiani: dov'è, cristiani, la vostra speranza? Il mondo ci chiede oggi in cosa sperare? Il mondo ci chiede oggi speranza. La Quaresima è un tempo di speranza, anche se è tempo di penitenza, di conversione, è un tempo di speranza perché la croce, l'amore, la passione di Gesù ci portano senz'altro al mattino di Pasqua. La croce è vita. La croce non è morta, la croce è vita vera, la croce è vita eterna. E allora noi abbiamo il dovere di rispondere al mondo con la nostra vita sulla speranza. E in questo tempo di Quaresima noi percorreremo appunto i passi della speranza, sui piedi, sulle gambe di uomini e di donne, alcune volte conosciute, molte altre volte sconosciute, che hanno dato testimonianza, hanno risposto con la loro vita al grido che oggi, in questo momento, si eleva dal mondo verso la Chiesa. Dov'è la vostra speranza? Anni fa incontrai in un ospedale Michele, un ragazzo che era poco più che ventenne, ammalato di cancro. Lui si definiva non credente, un ateo. E Michele, un giorno quando andai a trovarlo, mi disse: la Chiesa, tu, proprio rivolgendosi a me, devi saper dire all'uomo di oggi cosa è la speranza. Questa domanda me la sono portata nel cuore. Non ho potuto avere una risposta immediata. E in genere io, quando qualcuno mi dà una risposta a cui non so rispondere, faccio silenzio. E quel giorno ricordo di aver abbracciato Michele e di avergli detto: hai ragione, ma sappi che io ti voglio bene. Non potevo dirgli altro. Qualche tempo dopo andai a ritrovare sempre Michele, che era ricoverato in ospedale, e lui mi disse: ti ricordi che ti dissi che voi cristiani dovete testimoniare in cosa sperare? Ho capito invece che è importante non cosa, ma in chi sperare. Lo ripeto,
È importante non chiedersi cosa sperare, ma in chi sperare. Che cosa era accaduto nella vita di Michele? Era accaduto che durante la sua degenza ospedaliera aveva conosciuto una ragazza che aveva partecipato alla GMG, alla Gioventù, alla Giornata Mondiale della Gioventù di Rio de Janeiro. Lei andò nonostante la sua malattia, la ragazza che si chiamava Teresa. Bene, durante questa loro degenza in ospedale, Michele e Teresa fecero amicizia e Teresa gli parlava sempre di questa esperienza alla GMG di Rio de Janeiro, gli fece vedere i video, parlarono e ascoltarono e lessero gli interventi, i discorsi di Papa Francesco. Prima di morire, Teresa chiamò Michele e gli disse: «Sai, morire sapendo per chi mi porta serenità e forza, facendomi affrontare meglio la mia paura». E Michele le rispose: «Ma a chi ti riferisci? Chi è questo chi?» E Teresa gli disse: «È Gesù di Nazareth, la speranza della mia vita, e se vuoi può diventare anche la tua», rispose Teresa in maniera placida ma anche tremante. Bene, Michele e Teresa mi hanno insegnato la vera speranza cristiana, quella speranza che ogni uomo, ogni donna attende dalla Chiesa, attende da noi credenti: Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Perché Cristo vuole diventare un chi, una relazione di fiducia con me, con te, con tutti, con l'uomo. Un chi che è già presente, compiuto ed è in continuo compimento nella storia e nella vita di ciascuno di noi. E attenzione che questo chi, questa speranza, non ci libera dai problemi, non ci immunizza dai problemi, dalle sofferenze, dalle sconfitte, dalle preoccupazioni, dalle delusioni, dalle guerre, dalle violenze, dai tradimenti, no. Ma è un chi che non ci lascia mai soli, perché ci ama. E questa è la speranza fondamentale che noi dobbiamo trasmettere con la nostra vita e con la nostra fede al mondo. Noi non siamo soli, perché la speranza per noi è Gesù, è il chi che è sempre con noi. Dietrich Bonhoeffer, pastore luterano, morto nei campi di concentramento, asseriva che Dio non salva dalla sofferenza, ma nella sofferenza, non protegge dal dolore, ma nel dolore. Dio non salva dalla croce, ma Dio salva nella croce. Ecco, la speranza nostra non è una illusione, è concreta, è reale, è pienamente umana e si fonda appunto su questa certezza che Dio è con me nel momento del dolore, della prova e della sofferenza. Egli non ci toglie la sofferenza, non ci toglie il dolore, non ci toglie la malattia, non ci toglie le preoccupazioni, ma fa molto di più. Si ricarica sulle sue spalle, soffre con noi, aiutandoci a vivere il dolore. Perché vedete, la speranza cristiana non è una illusione, ma è certa, è solida, perché è dono, perché è grazia del Signore. Commentando il brano della lettera ai Romani, al capitolo 5, Papa Francesco ha detto: «Ecco allora perché la speranza cristiana è solida, ecco perché non delude». Mai delude la speranza cristiana. La speranza non delude, no, non è fondata su quello che noi possiamo fare o essere e nemmeno su ciò in cui noi possiamo credere. Il suo fondamento, cioè il fondamento della speranza cristiana, è ciò che di più fedele e sicuro possa esserci, vale a dire l'amore che Dio stesso nutre per ciascuno di noi. E voglio chiudere questo primo passo in cui ci ha accompagnato la storia di Michele e di Teresa
con una frase, una citazione di Tommaso d'Aquino, il quale diceva che la speranza è la capacità ed è la disponibilità che l'uomo ha di lasciarsi sorprendere da Dio. Il coraggio, la forza di Michele e di Teresa, il coraggio, la forza del mondo ci incoraggiano a far sbalordire di questo amore, l'amore di Dio, che non ci lascia mai soli, che ci fa credere, che ci fa sperare e che ci fa sperare sapendo che per sperare occorre coraggio e che la speranza è forza e non è debolezza.